Io non ce l'ho con Napolitano, io ce l'ho con tutti quelli che non l'hanno fermato, che non gli hanno detto che non può fare le cose che ha fatto in questi 7 anni, che lo hanno convinto di essere il salvatore della patria. La persona di 88 anni di solito gli levano la patente, anzi gli hanno già levata da parecchio tempo, perché non può guidare la macchina, dubito che possa guidare lo Stato. Si è preso tutti i poteri che avevano i monarchi, non i monarchi repubblicani dell'Ottocento e del Novecento, ma i monarchi assoluti. Sono alcuni anni che in Italia si fa solo ed esclusivamente quello che vuole lui. Siamo arrivati addirittura al paradosso che non può essere nominato in Parlamento se non per elogiarlo, che ogni critica viene scambiata per lesa maestà, che dà ordini al Parlamento. Ogni tanto Napolitano non gradisce come gli elettori votano, e allora li ammonisce a non farlo più. È un continuo monitare le procure perché ci vadano piano con i politici, perché non parlino, perché non dicano. La legge elettorale proposta da Renzi, l'Italicum e le annesse riforme costituzionali cosa rappresentano per Napolitano? Rappresentano uno smacco, perché dopo anni in cui Napolitano faceva il Presidente della Repubblica, il Capo del Governo e anche il Segretario del PD, ha trovato un signore che si chiama Renzi, che almeno il segretario del PD lo vuole fare lui. Poi, cosa sta più a cuore a Napolitano oggi? La conservazione di un sistema che invece è morto. Come tutti i cadaveri che non vengono seppelliti, sta andando in putrefazione. Un autorevole editorialista di Repubblica ha chiesto alla pubblica autorità che si procedesse finalmente per vilipendio contro quei sciagurati, non ha detto sciagurati, per il senso era questo, del fatto, uniti ovviamente in complicità con il Movimento 5 Stelle. In questo articolo diceva: non è possibile che queste persone, questi personaggi continuino a infangare una personalità come quella di Giorgio Napolitano, e lo facciano impunemente. Se potessi rivolgermi direttamente al presidente Napolitano, ma lo farei con una punta di orgoglio, dicendomi vilipendio, ma vilipendio sia. Proceda dunque, presidente, perché questo essere stati diversi rispetto a quasi tutto il resto della stampa italiana ci riempie d'orgoglio. Grazie. C'è, secondo lei, la possibilità che si dimetta? Continua a minacciare di andarsene se non si fa quello che dice lui. Il problema è che anche questo è incostituzionale, perché nella Costituzione c'è scritto che il Presidente è eletto per 7 anni, punto. Si deve sapere quando comincia e si deve sapere quando finisce. Non può esistere una spada di Damocle che aleggia sulla testa dei parlamentari e dei governi. Non spetta a lui concepire disegni politici. Da 20 giorni il Presidente non monita. E non si sa perché non parla più. Qualcuno sostiene che quando Grillo ha parlato di impeachment, lui ha detto: beh, forse è meglio che mi dia una calmata. Penso che se avesse avuto più critiche avrebbe fatto meno errori, e penso che avesse ragione Montanelli quando mandò a Pertini, appena eletto, questo telegramma: che Dio le conceda il coraggio, Presidente, di fare le cose che si possono e che si debbono fare, l'umiltà di rinunziare a quelle che si possono ma non si debbono, e a quelle che si debbono ma non si possono fare, e la saggezza di distinguere sempre le une dalle altre.